Ed intanto i comuni sono sempre più in difficoltà per le scelte del governo romano. Ce ne parlano a margine di un convegno a Palazzo delle Stelline a Milano, il sindaco di Merate Andrea Robiani e il segretario generale dell'ANCI Lombardia Pier Attilio Superti. Giornate del genere servono? Servono fino a un certo punto, nel senso che è giusto trovarsi, è giusto confrontarsi, però è giusto anche agire. Io adesso ho appena finito il mio intervento dove ho chiarito la mia posizione, che è quella di portare avanti delle azioni nei confronti del governo che faccia sì che si possa rispettare l'articolo 119 della Costituzione, che dice chiare lettere che ai comuni spetta la compartecipazione del gettito erariale che deriva dal proprio territorio, perché si sta costruendo una tassazione locale da parte di questo governo che si sovrapporrà a quella che già esiste, diciamo, di carattere nazionale. Quindi vorrà dire che i cittadini nell'arco dei prossimi 2-3 anni pagheranno il doppio di tasse, perché oltre a quella nazionale che serve al governo per poter gestire il debito centrale, si sta creando la tassazione locale per gestire quelli che saranno i servizi locali. Questo non è corretto, non è costituzionalmente corretto. La risposta di ANCI Lombardia, ma anche dell'ANCI nazionale, quale sarà? Non lo so, io mi auguro una dimissione di tutti i 1523 sindaci lombardi. Mi credo che si debba definire una sorta di dimissioni day, dove in qualche modo i sindaci si presentano ai loro rispettivi prefetti dicendo: queste sono le nostre dimissioni. Avete 20 giorni di tempo per fare in modo che possano ritornare indietro solo se si cambia il sistema. Se non si cambia il sistema, mettete 1523 commissari prefettizi. L'anno prossimo vanno al voto 1040 comuni in Lombardia. Che prospettive stiamo dando ai sindaci che arriveranno l'anno prossimo? Nessuna. E quindi a che punto, cosa serve continuare a fare sindaco? Al di là di mettere la fascia tricolore ogni tanto quando si fanno le manifestazioni. Credo che i cittadini da noi hanno bisogno di risposte diverse. Questo governo non è capace di darle, mette i commissari prefettizi, gestisca lui i nostri comuni. Questa è una protesta che può essere considerata bipartisan da parte di tutti i sindaci? Deve essere bipartisan, perché i sindaci non hanno colore politico, i sindaci sono sindaci, punto, mandano avanti la baracca con grande difficoltà. Ogni giorno ci confrontiamo con i problemi del territorio e questo al di là delle appartenenze politiche. Quindi da questo punto di vista deve essere bipartisan, non può essere politica. La nuova manovra del governo quindi da bocciare? Beh, assolutamente, c'è 1 miliardo che dicono che danno ai comuni, non si capisce con quali parametri, non si capisce se sarà per i pagamenti o se sarà per fare investimenti. Di fatto questo governo sbaglia una cosa molto semplice, non capisce che se continua a tassare la crescita non c'è, per cui se questo governo non fa ripartire gli investimenti dei comuni non riparte l'economia locale, non ripartono i territori, quindi non riparte l'economia del paese. E oggi sono stati presentati dati preoccupanti, come sempre ormai succede. Insomma, i dati sono preoccupanti, perché chi dice che i comuni sono un centro di spreco e che in questi anni non hanno contribuito in realtà dice una falsità. I comuni lombardi, con gli effetti delle manovre che dal 2009 ad oggi si sono succedute, contribuiscono al risanamento delle finanze dello Stato per circa 2 miliardi di euro, di cui circa 800 milioni come obiettivo del patto di stabilità, che ricordiamo è sostanzialmente l'obbligo dei comuni di avere più entrate rispetto alle uscite, e per altri 1 miliardo e 100 milioni come tagli ai trasferimenti che hanno subito da parte dello Stato. A questi si devono aggiungere i tagli indiretti, tagli che vengono fatti sulle regioni e che le regioni poi scaricano inevitabilmente sui comuni, dal fondo per gli affitti alle politiche sociali, al trasporto pubblico locale. Ecco, nell'insieme di tutte queste cose, i comuni in questi anni hanno comunque garantito coesione, servizi e sviluppo. Ma siamo arrivati ad una situazione in cui così non si può più andare avanti, è l'entità della manovra in sé che rende impossibile a qualunque tipo di amministratore poter programmare una modernizzazione e uno sviluppo del proprio territorio e della propria comunità.